Fare l'orto mi piace veramente tanto, ma come in tutte le cose belle ci sono anche le cose un po' meno belle, e nel mio caso è quello di andare a bagnare le piante ogni sera, ogni qualvolta hanno bisogno. Infatti, ho sentito l'esigenza quest'anno di automatizzare tutto l'impianto di irrigazione, facendolo leggermente in uno stile più professionale e facendo in modo che si autogestisse da solo. Quindi ora vi faccio vedere come ho pensato in tutto l'orto, l'impianto e quali sono poi i costi che ho sostenuto. Diciamo che un impianto del genere poi si mantiene durante gli anni, quindi anche il costo che andremo a sostenere inizialmente sarà molto molto ammortizzato. E quindi niente, andiamo a vedere come è fatto. Ora, per irrigare io utilizzo una tanica da 1000 litri. Ho un orto di più o meno 200 metri quadri, quella parte lì è fatta da un mio vicino, quindi diciamo che i millilitri per le esigenze che ho mi bastano, e sono andato a scegliere quest'anno tutti i componenti della Rain, quindi centralina perché ho voluto domotizzare così tutto l'impianto. Qui c'è qualche perdita che poi dovrò andare a sistemare. Allora, l'uscita dalla cisterna, qui è un po' un troiaio, ma meglio di così non si poteva fare. Poi uno sdoppio che mi va una linea, diciamo così, orizzontale e una verticale. Sulla verticale ho montato una centralina, questa si imposta e poi in pratica apre e chiude il rubinetto automaticamente. Nel mentre qui sembra che stanno uscendo le fragole, dovrò andare poi anche queste a concimarle. Quindi questo attacco qui l'ho messo così per avere un altro punto di presa dell'acqua, magari se mi serve qui in un'altra zona. Ma proseguendo, ho fatto tutta la linea principale utilizzando un tubo di quelli rigidi da 25 mm, tutti i raccordi naturalmente da 25, e ho utilizzato, e ora ve lo faccio vedere, quindi linea principale fino a laggiù e poi si diramano tutte le ale gocciolanti. Su questo tubo principale ho inserito delle prese a staffa di questo genere che vanno fissate con i loro bulloncini. L'interno c'è una guarnizione su cui poi si aggancia un rubinetto. Dato che questo impianto non ha una pressione, perché non c'è una pompa ma è a pressione, diciamo, naturale, senza pressione, l'impianto quando si riempie si autogestisce. Quindi a ogni uscita ho messo un rubinetto in modo tale da settorizzare tutte le prode che ho fatto nel video, e ve lo lascio qui in alto tra le schede. Quindi presa staffa, rubinetto e ala gocciolante, così per ogni singola proda. Ora, qua giù ho messo un tappo sempre da 25, ma vi faccio vedere anche poi come quasi quasi da dove attingo per utilizzare l'acqua. Uno dei costi maggiori che deve sostenere un ortolano quando si parla di un orto domestico, oltre al discorso delle piantine che poi uno se le può autoprodurre,
è sicuramente il discorso dell'acqua, dato che quando si arriva alla stagione estiva, l'apporto di acqua ai nostri ortaggi e verdure deve essere veramente considerevole, soprattutto per certi tipi di ortaggi come ad esempio le insalate o le lattughe. Ora, si può si dice economizzare, mi sembra di sì, comunque si può economizzare su questa cosa utilizzando ad esempio acqua di un pozzo, come nel mio caso io ho un pozzo da cui attingo acqua, riempio la cisterna e poi questa la uso poi nell'orto con il sistema che vi ho fatto vedere. Ci sono poi dei consorzi idrici, ma lì l'acqua ha un costo veramente veramente alto. Pensate che io, non utilizzando l'acqua del pozzo, utilizzando l'acqua, diciamo quella di rete, nel primo anno in cui ho fatto l'orto qui ho speso 3 volte tanto di acqua rispetto al valore effettivo degli ortaggi. Quindi, come si può fare questa cosa utilizzando un impianto di irrigazione fatto come si deve e con le manichette goccioli? Questa è una manichetta della Irritec da 16 mm, ma si possono trovare quelle da 20, cioè per tutte le esigenze. E all'interno qui ha un gocciolatore qui, e da qui esce la gocciolina d'acqua, gocciolina che va a bagnare proprio la pianta, e quindi in primis con questo sistema si risparmia moltissima acqua, fino all'80-85% di acqua. Inoltre con questo sistema si va a diminuire veramente tanto l'erosione del suolo, ma soprattutto la crescita delle erbe spontanee, perché bagniamo solo lì dove serve. Queste canaline qui si trovano in rotoli, questo era un rotolo da 100 metri, ne ho preso 100 metri, costano veramente poco. Il discorso è che se facciamo un impianto di questo genere, noi la spesa la facciamo una volta, come in questo caso io l'ho fatta quest'anno, ma poi questo impianto, questa sistemazione ci è diciamo così buona e utile per 4, 5, 6 anni. Se poi la vogliamo allargare, quindi cambiano le esigenze, possono cambiare tante cose, possiamo chiaramente mettere un altro raccordo, allungare la linea ad esempio quella principale, e quindi è adattabile a tutto, alle esigenze che man mano cambiano nel tempo. Quindi io direi, ora vi faccio vedere come si programma la centralina e l'impianto aperto, quindi vedete bene come funziona. La centralina in questione è veramente molto molto facile nell'utilizzo. Allora, abbiamo un cassettino, ma riesco ad aprirlo, e qui dentro ci vanno delle batterie, quindi va a batteria. Inoltre, qui abbiamo la frequenza, quindi ogni quanto irrigare e per quanto tempo irrigare. Abbiamo da 1 minuto fino a 120 minuti. Quindi impostiamo la frequenza e il tempo dell'irrigazione, noi non dobbiamo pensare più a niente, farà tutto da sola. Quindi ora quasi quasi apro la centralina, quindi la metto sulla modalità on, qui apre una valvola che c'è all'interno e fa scorrere l'acqua, l'acqua che riempie il tubo e va a riempire l'ala gocciolante. Queste ale gocciolanti o si possono trovare in consorzio, molto molto facile da reperire, oppure online su Amazon ne trovate veramente di tutti i tipi. Comunque vi faccio vedere, magari qui
vedete qui come bagna a 20 cm, e se la lasciamo diciamo così aperta per una o due ore ci farà proprio una striscia di irrigazione. Ci irrigherà solo questa parte, queste altre parti qui sono asciutte, quindi anche un'erba qui nasce molta meno. Eccola che si sta riempiendo e qui abbiamo l'acqua. Eccola qua, qui. Vedete come goccia? Un sistema del genere, a mio avviso, ci toglie veramente tante preoccupazioni, dato che non dobbiamo più pensare a quanta acqua diamo ai nostri ortaggi, dato che è tutto centralizzato, tutto automatizzato, usando poi una centralina. Inoltre non dobbiamo stare lì ogni sera magari, perdere quel tempo prezioso che possiamo dedicare a fare altre cose, magari a bagnare i nostri ortaggi. C'è a chi sicuramente piace, però fosse per me automatizzerei tutto. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di essere stato chiaro. Se vi fa piacere commentate in pratica le solite cose, e io direi che ci possiamo vedere in un prossimo video. Ciao belli!